ubriachi alla guida in motorino, patente ritirata. Detenuto tenta il suicidio con una lametta a Porto Azzurro. Tartarughe marine, il nido perfetto di Fetovaia, 97 nate. Rally e il bastonico trofeo Locma, rombano i motori. Al lavoro per una lista unitaria per le amministrative del 2024 lo annuncia Luigi Lanera, fiocco azzurro in casa Pistolesi, oggi è nato Gabriele. Si cerca Tata, una gattina smarrita nei pressi della clinica veterinaria Marciana, iniziati i lavori per l'ampliamento del parcheggio. Due giovani di 30 e 20 anni sono stati sorpresi alla guida dei rispettivi motoveicoli in stato di alterazione psicofisica da abuso di alcol. In particolare il trentenne, fermato per un controllo in località Valle di Lazzaro di Portoferraio, ha fatto registrare un livello alcolemico di 1,14 grammi litro, mentre il ragazzo ventenne che circolava a bordo del suo ciclomotore in via Caccio a Portoferraio aveva un tasso di 0,68 grammi litro. Entrambi sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e i militari hanno proceduto al ritiro della patente. I due sono stati individuati nell'ambito delle attività in cui i militari hanno sottoposto a un controllo 50 veicoli e 65 persone, oltre a 3 persone che sono state sottoposte a misure cautelari e di prevenzione con obblighi. Poteva finire in tragedia nella serata di lunedì 11 settembre la folle scelta di un detenuto straniero della casa di reclusione di Porto Azzurro all'Isola d'Elba di lesionarsi il corpo con una lametta. E solo il tempestivo intervento del personale di polizia penitenziaria e dei sanitari hanno scongiurato questa sciagura. Come spiega Francesco Oliviero, segretario regionale per la Toscana del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, lunedì scorso, poco prima delle 20, nel carcere di Porto Azzurro, un giovane detenuto magrebino si è procurato delle ferite da taglio gravi, tra cui la recisione dell'arteria omerale. Solo grazie al pronto e tempestivo intervento degli agenti di servizio e della sorveglianza, dopo aver dato i primi soccorsi, era stato immediatamente allertato il 118, con un'autoambulanza è stato ricoverato al locale nosocomio insulare. Pare che la motivazione del gesto sia riconducibile alla protesta per il fatto che poco prima gli agenti, durante un giro di controllo, lo avevano sorpreso intento alla produzione di alcolici, vietata dal regolamento interno dell'istituto, pertanto era stato requisito tutto il materiale. Evidenzia però quello che chiama l'invio scellerato nell'istituto insulare da parte del provveditorato di detenuti problematici e tossicodipendenti, dice Oliviero, che provano in ogni modo a cercare lo sballo e mettono a repentaglio, oltre che altri ristretti, anche il lavoro già precario della polizia penitenziaria. Chiediamo ancora una volta, termina, che vengano allontanati dall'istituto questi personaggi non consoni alla struttura. Sono 79 le tartarughine nate, solo due uova non schiuse, il 97% di successo riproduttivo. La tartaruga che a inizio luglio aveva nidificato sul lato occidentale della spiaggia di Fetovaia nel comune di Campo nell'Elba, dopo aver saggiato quella di Secchetto e tentato anche sul lato orientale di Fetovaia, aveva davvero scelto con cura il posto giusto. Lo ha rivelato l'apertura del sito effettuato dalla dottoressa Cecilia Mancusi di ARPAT. Il brulicare delle tartarughine uscite dal nido e la loro frenetica sovrapposta corsa verso il mare notturno avevano ingannato le volontarie e i volontari del Cigno Verde, perché le uova schiuse sono risultate 79 e non 80, ma il successo riproduttivo è stato comunque enorme con il 97%. Finita la registrazione dei dati della prolifica e perfetta schiusa di Fetovaia, i volontari con le magliette azzurre di Elba Isola delle Tartarughe hanno smontato in un battibaleno rete ombreggiante, pali, gazebo giallo di Legambiente e a Fetovaia nessuno direbbe che per più di 2 mesi si sono presi cura di un nido perfetto realizzato da mamma tartaruga in una delle spiagge più frequentate dell'Elba e che probabilmente non sarebbe sopravvissuto a ombrelloni e calpestio. Quello di Fetovaia è stato un nido favoloso, reso perfetto dall'impegno delle nostre volontarie e volontari, sottolinea Isa Tonzo, responsabile del progetto Tartarughe Marine di Legambiente e Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Vorremmo ringraziarli uno a uno ed una ad una per il loro impegno appassionato. Un grosso ringraziamento anche allo staff del Pino Solitario, che in questi lunghi giorni di sorveglianza e attesa si è preso cura dei volontari e delle tartarughine. Un'avventura che continua con i nidi più problematici della Foce a Marina di Campo, del Capitanino a Marciana Marina e dell'Innamorata a Capoliveri.
pronto a partire nel prossimo fine settimana il 35esimo rally dell'Isola d'Elba, storico con molte novità. La prima purtroppo riguarda la perdita della validità europea per la gara elbana, che quest'anno è valida soltanto per il campionato italiano rally auto storiche. Le altre, decisamente più interessanti, riguardano il percorso e la struttura della gara. Il percorso innanzitutto: 11 sono le prove speciali con partenza da Porto Azzurro alle 20.30 di giovedì 14 settembre. Subito due le prove speciali, la classicissima, quella del Volterraio, e l'altrettanto classica Capoliveri, prova che si svolge all'interno del centro abitato del paese. Poi lo stop con il riordino di gara a Porto Azzurro. Si riparte alle 9.30 di venerdì 15 settembre con 5 prove speciali, quella dell'innamorata dedicata alla memoria della piccola Anna Puccini, seguita dal Volterraio Cavo, dalla nuovissima Pareti, dal secondo passaggio del Volterraio e la conclusione con gli Sportino Cavo, arrivo e chiusura della tappa alle 17.15 a Capoliveri. Si riparte poi per l'ultima tappa con 4 nuove prove speciali, tutti grandi classici del rally elbano: Monumento Perone, Due Mari, di nuovo Monumento in chiusura. Arrivo del primo concorrente a Capoliveri previsto per le 16.30. I concorrenti sono 83 gli equipaggi al via, oltre a 15 iscritti al trofeo A112, per un totale di 98 equipaggi in gara. Fra questi 9 stranieri e 20 elbani, quasi il 25% degli iscritti. Fra loro, da seguire con attenzione per la vittoria finale, l'equipaggio Solano Riolo Floris, Bettine Dacri e Volpi Gentili. Brevi dall'Elba. I gruppi consiliari di opposizione di Portoferraio stanno lavorando insieme per un progetto condiviso che porti per il 2024 una lista unitaria supportata anche dalle forze politiche che possa rispondere alle esigenze della città sempre più in sofferenza e da decenni abbandonata a se stessa. Ad annunciarlo a nome dei gruppi di minoranza è Luigi Lanera di Fratelli d'Italia, che auspica che intorno si uniscano tutte le persone che hanno a cuore la sorte di Portoferraio, contribuendo così a realizzare un gruppo di lavoro coeso e propositivo. L'amministrazione comunale di Marciana fa sapere che dal 12 settembre sono partiti i lavori per l'ampliamento del parcheggio pubblico ubicato lungo la strada provinciale 25 tra la via per Pomonte e la via per Poggio, in posizione sottostante al centro storico di Marciana e la piazza Umberto I, già parzialmente chiuso dal 7 settembre. Il parcheggio verrà chiuso totalmente lunedì 18 settembre. Pesa 3,415 kg e gode di ottima salute Gabriele Silvano Pistolesi, figlio di Davide e Margherita Magnani. Gabriele è nato nella prima mattinata di oggi, 13 settembre, alle 6.40 nel reparto di ostetrice e ginecologia dell'ospedale di Portoferraio. Il piccolo ha reso felici i genitori, i fratelli Edoardo e Samuele e la sorella Caterina. Gabriele è nato lo stesso giorno del nonno paterno, Silvano Nocentini, e questo rende ancora più gioioso il lieto evento sia per Margherita e Davide che per i nonni materni e paterni. Smarrita una gattina durante il trasporto dal veterinario. È una gattina rossa che risponde a nome di Tata, ha le zampine anteriori più corte ed è visibilmente debilitata, necessita di cure urgenti. Per qualsiasi notizia chiamare il 327 97 66 692.